La ditta Getty, attiva da oltre 40 anni nel mercato della vendita ed assistenza dei marchi Audi, Volkswagen e da qualche anno di Seat e Skoda, con quattro sedi tra Faenza, Ravenna, Lugo e Cervia, rischia di chiudere. Cosa sta accadendo alla concessionaria Getty? La concessionaria Getty semplicemente ha subito la disdetta della concessione da parte di Audi che si concretizzerà nell'agosto del 2013. Audi rappresenta il 40% delle vendite per Getty e del fatturato, di conseguenza sono in bilico i posti di lavoro di questa concessionaria che non si sosterrebbe. Soprattutto dopo aver ricevuto nel settembre del 2012 un'ulteriore disdetta del marchio Volkswagen, che si concretizzerà invece nel 2014. I lavoratori della concessionaria Getty sono circa 100 e noi abbiamo il timore che di perdere questi 100 posti di lavoro in una realtà provinciale già molto martoriata dal problema della disoccupazione. Quindi ci stiamo muovendo nei confronti delle varie organizzazioni come il Comuni interessati e la Provincia per attivare dei tavoli e riuscire a in qualche modo a recuperare la possibilità di dare continuità lavorativa a questi lavoratori. Federico, ora in cassa integrazione, il futuro che si prospetta davanti sembra piuttosto nero. Che cosa accadrà? Allora, che cosa accadrà non lo possiamo sapere. Sicuramente le prospettive sono molto grigie, in quanto essendo disdettati col marchio Audi, in più col marchio Volkswagen saremo disdettati, siamo disdettati da settembre 2012 con decorrenza 2014. E quindi le prospettive da parte dell'azienda sono di chiusura. E quindi quasi un centinaio di dipendenti si troveranno a casa. Queste sono le prospettive a tutt'oggi. Hai idea di che cosa potresti fare in alternativa? No, al momento in alternativa non ho nessuna idea. Forse l'alternativa è quella di riuscire a conservare il posto di lavoro dove mi trovo. Perché, tra virgolette, è solo 13 anni che sono lì, ma ho dei colleghi che hanno speso un'intera vita professionale all'interno e quindi io penso che sia un patrimonio che debba essere salvaguardato sia nell'interesse del lavoratore, ma anche dell'azienda e della fabbrica stessa, ecco. Barbara Agnisci per Ravenna Web TV.